E bentornati cripto investitori, io sono Andrea e questo è Crypto Farm Italia. Oggi continuiamo ad esplorare l'ecosistema di Avalanche, introduciamo Bankify Finance, vi faccio vedere l'operatività che sto conducendo su Bankify Finance per il momento, un rapido foglio Excel dove andare a gestire le nostre posizioni, guardiamo quello che passa in tutto l'ecosistema di Avalanche, come iniziare a cercare dei rendimenti, come comportarsi, insomma un sacco di cose. Per chi è interessato a tutto questo, come sempre, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, mettete un like per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta presento un video e venite a trovarmi su CryptoFarm Italia. Come sempre, tutti questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario, fate le vostre opportune ricerche. Veloce recap: oltre Bankify Finance con un programma di liquidity mining, cioè di incentivi, queste piattaforme donano a noi utenti degli incentivi per andare a portare la nostra liquidità all'interno di queste piattaforme sotto forma di reward che ci vengono date sui nostri farming, sui nostri depositi. Oltre a Bankify Finance, anche Aave e Curve a breve inizieranno il loro programma di liquidity mining per una durata X di tempo sulla blockchain di Avalanche per un quantitativo di ben 180 milioni. Vi ricordo che Polygon più o meno ha ricevuto da Aave come programma di liquidity mining 40 milioni. Già questo primo dato potrebbe essere molto interessante per rapportare effettivamente quanto capitale si potrà spostare su Avalanche e appunto la price action di molti token, di molti progetti potrebbe aumentare notevolmente grazie appunto all'aumento della liquidità. Quindi questa è sicuramente una cosa molto interessante, soprattutto su una blockchain che costa un po' di più rispetto a Polygon, costa di più rispetto a Binance, rispetto a Terra, ma che è meno centralizzata rispetto a queste ultime tre, perché sia Solana, per esempio, che Terra, che lo stesso Polygon, che lo stesso Binance, ovviamente sono blockchain che fanno parte della DeFi, ma sono piuttosto centralizzate come utilizzo, come numero di nodi, mentre invece Avalanche presenta un livello di decentralizzazione un pochino più elevato e per chi è il purista, per chi sono i puristi e per chi amano appunto la DeFi come è nata per il concetto di essere decentralizzata è sicuramente un vantaggio in più. Ovviamente per decentralizzare il tutto c'è bisogno di pagare chi fa questa decentralizzazione. Come facciamo a passare i nostri asset sulla blockchain di Avalanche, sulla C-Chain, cioè quella chain dedicata agli smart contract e a pagare il gas fondamentalmente, attraverso l'Avabridge, il modo per me più semplice, quindi passiamo i nostri fondi su Ethereum e da Ethereum li possiamo portare quindi su Avalanche. Vi lascio il video in descrizione della volta scorsa dove spiego tutto questo passaggio. Ovviamente possiamo portarli poi anche da Avalanche su Ethereum. Ci sono anche degli exchange che permettono di portare direttamente i nostri asset sulla blockchain di Avalanche, quindi sul nostro MetaMask. Questi sono per esempio Gate.io, possono essere KuCoin, Binance. Ho visto che negli ultimi giorni ci sono stati dei limiti nel withdraw di questi determinati asset, però dateci un'occhiata perché questi tre exchange, compreso KuCoin, sicuramente quello che funziona meglio per il momento, permette di spostare gli AVAX direttamente sulla blockchain e sul nostro MetaMask rete Avalanche. Per quanto riguarda MetaMask, per andare a prendere i dati della blockchain di Avalanche, andate su Chainlist, scrivete appunto Avalanche ed eccolo qua, cerchiamo la mainnet, fate connect wallet e siamo a posto. Se non volete utilizzare questo metodo, potete andare a cercare i docs di Avalanche, ci sono tutti i dati, oppure trovate per esempio su Pangolin, la prima volta che fate l'accesso al DEX di Pangolin, vi chiederà e vi darà automaticamente il setup della blockchain di Avalanche. Torniamo quindi a noi, al nostro video su Banky. Cosa sta facendo Banky? Oggi Banky è arrivato a valere 0,3 centesimi di dollaro, con un aumento nella giornata del 70%, sta viaggiando su questi livelli giorno dopo giorno. Questo è il grafico di Banky, siamo passati quindi da un valore di 0,05, adesso siamo già a 0,3 centesimi, quindi ha fatto veramente molto molto bene. Come comportarsi? È un token con valore, senza valore? Cosa succederà? È un token che viene utilizzato nel mondo di Avalanche, dai DEX più importanti, dai compound più importanti, dagli yield farming più importanti, dopo ne vediamo alcuno come può essere Snowball, Trader Joe, eccetera eccetera. Però fondamentalmente io ho un po' paura su Banky, cioè nel senso per me è un token che potrebbe dampare, non dico prestissimo, ma una volta che tutta la liquidità si è spostata e soprattutto una volta che Aave e Curve entrano nel panorama di Avalanche, molto probabilmente parte della liquidità si potrebbe spostare da Banky su Aave e Curve e quindi vedere anche un bel dump su questo token. Quindi secondo me vale la pena accumularlo sicuramente, ma venderlo con attenzione.
Guardando su DeFi Llama possiamo dire come Avalanche negli ultimi 7 giorni, grazie soprattutto a Bankia, ha preso un più 385%, non solo Bankia, anche grazie alle dichiarazioni di Abe Curve sicuramente. Comunque tutti i capitali non si sono spostati ovviamente su Abe Curve perché non ci sono, ma si sono spostati dentro a Bankia e l'ha portata al settimo posto. Allora, eccoci qua nella dashboard di Bankia che vi si presenterà così una volta che aprite. Avete le due sezioni, Supply e Borrow, cioè dove potete andare a fare i vostri depositi e andare a chiedere dei prestiti, perché è questo che si fa su Bankia. Vado a depositare perché mi verrà restituito un interesse sotto forma sia di una parte legata al mio deposito, in questo caso deposito AVAX, mi verrà pagato un interesse in AVAX, l'1,51%, e mi verrà data una distribution APY, che è il liquidity mining, sia sotto forma di token Bankia per la maggior parte che per il token AVA, e dopo vediamo come andare a fare le reward di questo liquidity mining. Potete vedere gli asset che potete andare a mettere a depositare, cioè quindi depositate LINK, USDT, BTC, Ether, DAI, USDT. Queste piattaforme di lending sono importanti perché ci permettono di avere la flessibilità, ci permettono di avere una visione rialzista su determinati asset come può essere Bitcoin, Ethereum, LINK, senza liberarci, dire vi do il mio pacchetto di Bitcoin, in cambio voi mi pagate una reward. E in più, io dandovi questo pegno, dandovi questo collaterale sotto forma di Bitcoin, posso andare a chiedere un prestito per esempio in stablecoin, e con questo prestito andare a fare delle farm o dei pool o andare a ridepositarlo per incrementare ancora di più i miei interessi. A questo servono le piattaforme di lending e prestito, cioè essere flessibili, essere liquide su quegli asset che noi vogliamo detenere per molto tempo, di cui non vogliamo sbrigarcene, non vogliamo disfarcene e vogliamo mantenerli, ma utilizzarli come collaterale. Quindi andiamo a vedere, li abbiamo visti quelli che ci sono. Per ognuno di esse, o di essi, o quasi tutti, tranne per esempio USDT, le percentuali diminuiscono e variano e possono o non possono essere utilizzati come fattore di collateralizzazione. Al pari di Aave, USDT non può essere utilizzato come collaterale, però per esempio DAI può essere utilizzato fino al 60% e paga sui depositi 11,51 e 2,56. Dopo questo magari lo andiamo a vedere meglio sul foglio di Excel. Tutti gli altri possono essere utilizzati come collaterale, ha una forma differente, ha una percentuale differente, Ethereum al 60%, paga oggi circa un 7, un 8%. Bitcoin può essere utilizzato al 50% e paga intorno a 12, 13, 14% sui depositi Bankia e AVAX come reward. Depositiamo, per depositare è molto semplice, cioè seleziono il mio ammontare, in questo caso ve lo faccio vedere con gli USDT che dovrei averne un po', seleziono il mio ammontare e faccio deposita. Mi chiederà la conferma e a oggi sulla blockchain di Avalanche i costi delle transazioni, le gas fee, vanno circa intorno al 2,5-5% del prezzo di AVAX, quindi non sono poi così economiche, soprattutto se si entra con dei capitali ridotti. Se entro per esempio con pochi USDT e il prezzo di AVAX tende a crescere, ecco che le transazioni diventano molto rilevanti. Quindi sempre attenzione a con quanto si entra. Dopo guardiamo anche questo aspetto sempre in Excel. Do la mia conferma e avrete poi il deposito. Quando andate su Overview vi farà vedere gli asset che avete depositato. Io in questo caso ho AVAX, Ether e USDT, e questo è il controvalore, il bilancio totale del mio deposito. Torniamo su Market, abbiamo visto la parte del prestito. Il net APY è quanto io sto guadagnando di netto fra tutte le mie posizioni di supply, quindi 28,73%. Perché la posizione più grande è sugli USDT che mi paga circa il 31%, più l'AVAX e Ether io ho un net APY sulla supply, cioè sui miei depositi, del 28,73%, che se ci penso ad oggi è uguale a quello che ho su KuCoin senza fare tutte queste storie. Però dai, è un altro discorso, perché qui c'è il discorso di andare poi a farmare il token di Bankia, il token di AVAX e sperare nella price action crescente di questi due token per poi rivenderli, quindi fare un bel X per. Con i miei depositi cosa ci faccio? Ci posso andare a chiedere dei prestiti. Io ho depositato Ether, ho depositato LINK, ho depositato Bitcoin che non mi servono, li tengo qui, visione long term, però mi prendo delle stable coin perché con queste stable coin voglio andare a farmare in una farm più speculativa che ha dei rendimenti molto elevati, appena uscita mi piace tanto, per esempio. Seleziono quindi gli USDT e vedo che
io dovrò pagare l'8,38% annuale come tasso sul prestito che vado a fare. Io devo pagarlo questo 8,38. In cambio, però, attualmente mi danno il 46,50% come programma di liquidity mining di reward. Quindi c'ho un netto che è dato dalla differenza tra 46,50 e 8,38 è quello che vado a guadagnare come reward sui prestiti. Posso sempre selezionare quanto voglio chiedere di prestito. L'importante è capire che se chiederò più di un tot, verrò liquidato. Quindi attenzione sempre ad avvicinarsi alla soglia di collateralizzazione. Dopo andiamo a vedere anche questa come valutarla. Vedete qua vi dice che il limite di prestito è 302 USDT. Io avevo già chiesto un prestito precedente e quindi ovviamente non posso chiedere più di tanto perché altrimenti verrei liquidato. Fate quindi sempre borrow e date la conferma sul vostro MetaMask. Sulla dashboard di overview, una volta che avete chiesto il vostro prestito, voi avrete poi dopo su MetaMask avrete appunto nel vostro wallet gli USDT che avete chiesto in questo caso in prestito, e sulla dashboard vi verrà detto il vostro borrow limit, cioè 47,59%. Fattore di salute 2,1. Quando arrivate a 1 verrete liquidati. Vi fa vedere quanto avete chiesto di prestito, 274 dollari io ad oggi, e quanto me ne rimane di da chiedere, quindi 302 dollari. Io ho chiesto circa il meno del 50% del mio valore di prestito totale. Ovviamente questo valore è influenzato in questo caso anche da quella parte di collaterale che ho utilizzato sotto forma di Avax e sotto forma di Ethereum. Ebbene sì, la maggior parte proviene da me, dalle stablecoin, ma ho utilizzato anche degli Avax e degli Ether, quindi il variare del prezzo di questi due asset ovviamente andrà a influenzare il mio fattore di sicurezza e la mia capacità di chiedere prestiti e il valore totale del mio collaterale. A oggi c'è 1 miliardo su Banky e un totale di prestito di 400 milioni. Qua sotto potete vedere tutta la total APY, cioè già il net APY, sia delle posizioni di deposito che delle posizioni di prestito. Quindi a oggi sicuramente i migliori sono dati da USDT, perché paga un 38,22%. Ma ci sono condizioni molto interessanti, se possiamo guardare anche su Bitcoin, sui prestiti, su Link. È più difficile ovviamente chiedere prestiti su delle cripto perché sei influenzato dalla price action. Io di solito preferisco depositare criptovalute su cui sono long term rialzista e andare a chiedere prestito in stablecoin. Sotto reward hanno finalmente aggiustato la situazione e vi fa vedere quello che avete accumulato in token key e in token Avax e semplicemente fate claim per andare a riscuoterli. Questa pool, c'è una pool di key Avax, cioè una pool fra il token key e il token Avax fatta sul DEX, sulla tipo Uniswap di Pang, che si chiama Pangolin, che a oggi ha un programma di liquidity mining e per questo paga un APR del 487,91%. C'è un post su Twitter dove cita del 20 di agosto, dove ci dice che è live appunto il programma di liquidity mining su questa pair key Avax su Pangolin. Come sempre, per ogni progetto vi consiglio sempre di andare su Twitter, andare a seguire la blockchain, andare a seguire le piattaforme che vi interessano e gli autori che parlano di queste cose. È la cosa migliore per rimanere aggiornati, oltre che ovviamente seguire i contenuti di CryptoFarm Italia. Iscrivetevi, mi raccomando. Passiamo ora a vedere quali possono essere i nostri rendimenti e quello che ci possiamo aspettare da un'operatività all'interno di Avalanche, all'interno di Banky. Non sono consigli finanziari, sono i miei conti, possono essere sbagliati, lo avete visto 1.000 volte, li sbaglio, quindi vostre ricerche, mi raccomando, per prima cosa non ascoltatemi. Allora, per prima cosa quello che dobbiamo fare è inserire il tipo di collaterale che vogliamo utilizzare. In questo caso ho utilizzato Avalanche, ma se non volete utilizzare Avalanche perché voi andate a depositare per esempio Bitcoin, ve lo faccio vedere, qua nel valore della formula è sufficiente che al posto di Avax andate a scrivere BTC. E automaticamente vi andrà a calcolare il prezzo di BTC e poi noi andremo a inserire il numero di BTC che abbiamo, il nostro valore, eccetera, eccetera. Ma adesso torniamo al nostro discorso con gli Avalanche. La stessa cosa la dovete fare per Ethereum, per Link, per USDT. Inserite l'acronimo corretto dove vi ho fatto vedere prima nella formula. In questo momento Avalanche vale 48,91 dollari. Ho fatto un aggiorna da qua. Andiamo a inserire, per esempio, che noi abbiamo 100 Avax di collaterale. E avremo 4.891 di collaterale.
su cui andiamo a depositare nella piattaforma di Banky, su cui andiamo a maturare circa, abbiamo visto prima, un 12% sul deposito. Avremo un rendimento a un anno di 586,92 dollari. Sono andato subito a inserire, vi faccio qui vedere le fee delle operazioni come un 5% per quanto riguarda AVAX. Sono andato a mettere all'incirca 15 operazioni tra il claim delle reward, mettiamo una mensile, sono stato molto molto basso. E più le operazioni di deposito, di prelievo, altre tre, possiamo metterne anche 20, possiamo mettere 20 operazioni. Facciamo 20 operazioni per un totale di spesa di 50 dollari, circa 48,91. Bene, sono andato quindi a depositare i miei 4.891 dollari. Abbiamo visto che per quanto riguarda AVAX il massimo fattore di collateralizzazione è il 40%. Sono andato quindi a inserire come massimo valore di collateralizzazione il 40%. Ma diciamo che io sono stato più conservativo, ovviamente perché non voglio essere liquidato, e sono andato a chiedere un prestito del 25%, cioè di 1.222 dollari. Prestito in stablecoin, prestito in USDT. A oggi questo prestito mi paga il 28,5%, quindi mi dà un rendimento annuo di 350,84 dollari. Ora, su questo prestito, quindi io ho preso a prestito 1.231, potrei fare un sacco di cose, cioè potrei andare a ridepositarli su Banky e ottenere un nuovo ulteriore 12%. Potrei utilizzarli e swapparli e andarli a portare su Pangolin, su delle pool più interessanti, come abbiamo visto prima la pool di Ki e AVAX, e ottenere dei rendimenti più grandi. Io per semplicità di calcolo ho fatto solo che li vado a ridepositare una volta sola su Banky al 12%, perché ovviamente andandole a ridepositare mi aumenterebbe di nuovo il mio collaterale, potrei chiedere un prestito maggiore e via via, così come abbiamo visto anche su Instadap, solo che qua lo dovremmo fare manualmente. Instadap su Polygon, vi ho fatto un video su proprio questa loop di collateralizzazione, guardatelo se non conoscete Polygon, se non conoscete Instadap, ve lo lascio in descrizione. Vado quindi a ottenere un nuovo rendimento di 147 dollari per un totale di rendimento di 1.085,48 su un 48,91 fee pagate, quindi vado a ottenere 1.036 dollari circa di reward annuo e le fee pesano circa il 4,51%. Quindi capite che bisogna comunque avere un ingresso non trascurabile, cioè non si può entrare secondo me su Banky sotto determinate cifre, cioè sotto i 2-3 mila dollari, cioè non è che non ha senso, iniziano a pesare piuttosto le fee, si può fare lo stesso anche perché se Banky aumentasse tantissimo allora andremo a guadagnare tantissimo, ma bisogna sempre considerare che su questa blockchain le fee non sono come Ether, ma non sono nemmeno come BSC, Terra, Polygon e Solana. Importante il fattore di collateralizzazione, cioè attualmente noi abbiamo un fattore di collateralizzazione del 159% rispetto al nostro collaterale. Cosa vuol dire? Che il prezzo di Avalanche fondamentalmente deve crollare del 37,08% perché noi siamo liquidati. Quando questo fattore di collateralizzazione arriverà a 100, noi saremo liquidati. Quindi tenete sempre monitorato questa situazione. Ovviamente aumentare il collaterale è il metodo migliore per non essere liquidati, soprattutto se aumentiamo in USD, è quello anche che ci permette di rimanere più flessibili. Quello che possiamo valutare e dire oggi che per esempio su Polygon il programma di liquidity mining era di 40 milioni, su AVAX il programma di liquidity mining tra Banky, Avalanche e Curve sarà di 183 milioni, a oggi ci sono circa 1,5 miliardi su Avalanche, su Polygon ci sono circa 6 miliardi, quindi c'è obiettivamente una grande possibilità per alcuni token, per alcune piattaforme di fare molto molto bene, sia per esempio per Banky, per quanto può essere Pangolin, però ricordiamoci che queste piattaforme vivono all'interno di Avalanche, non vivono all'esterno di Avalanche, sono in una grande FOMO, sono in un grande hype. Secondo me il metodo migliore per quello, è quello che utilizzerò io, è fare dei DCA, come no, Dollar Cost Average, in vendita step by step, non cercando di portare a trovare la price action al massimo, perché non ne sono capace, non ne sono bravo a farlo. Quindi cercherò di vendere un 15-20% a intervalli regolari nel tempo durante lo sviluppo dei programmi di liquidity mining. E cercherò di venderlo mantenendo comunque il rapporto fra le fee che vado a pagare per venderlo, quindi quel 2-5%, e quanto faccio di claim, cioè se vado a fare un claim di
100 euro e pago 3 euro di fee, mi può andare perfettamente bene. Ok, se devo iniziare a pagare 10 euro su 100 euro, mi scoccio un pochino. Comunque, questo è un po' il discorso. Ovviamente sta arrivando tanta liquidità su Avalanche, ne arriverà sempre di più. Ci sono tanti altri progetti che possono essere interessanti, magari li guardiamo in un altro video. Uno di questi, per esempio, è Snowball, che è una sorta di Curve più farming, c'è un po' di tutto dentro. È un progetto dove si può fare del farming, ci sono dei pool di stablecoin molto interessanti che possiamo, a cui possiamo andare a dare liquidità, possiamo andare a fare poi del farming proprio su questi pool. Ha attualmente degli APY molto molto interessanti. La liquidità non è elevatissima, cioè non è neanche bassissima per alcune di esse, infatti ci sono, ecco, se avessero messo un separatore si capirebbe anche meglio. Comunque APY sicuramente molto interessanti, qui sono 11 milioni e a scendere. Questo qua è per esempio un quadripool di stablecoin di cui vi parlavo, paga oggi l'81%, quindi per nulla male. Ce n'è un altro che paga il 45% e poi c'era un pool più classico di stablecoin, eccole qua, USDT, BUSD e DAI, che paga il 150%, anche questo non è male. Più tanti altri farming un pochino più degenerati, un pochino più esotici. Spero che questo video vi sia stato utile, che possiamo aggiornare insieme i nostri fogli Excel, andiamo a fare le nostre ricerche sul mondo di Avalanche, tanto per differenziare le posizioni, no? Per anche esporci a un rischio minore su più blockchain. Seguite anche questo ragazzo, Coastal Penguin, che ho trovato sempre sui riferimenti di Tai Kimida. Parla spesso di Avalanche, di tutti i protocolli, di quello che si sviluppa, è piuttosto aggiornata, quindi se vi interessa questo mondo sicuramente lui può essere un buon riferimento. Se vi è piaciuto il video mettete un like, venite a iscrivervi al canale, vi aspetto su CryptoFarm Italia. Probabilmente nelle prossime 2 settimane non pubblicherò molto perché mi prendo 2 settimane anche io di pausa, stacco un po' e vi saluto a tutti. Buona giornata!